Arrivi cresciuti dell'11,2%, presenze del 13,4%, sono i dati del turismo in provincia di Arezzo, dati provvisori forniti dall'Istat, pubblicati nella banca dati turismo della regione Toscana, confermano in pieno le impressioni positive emerse nel corso dell'anno proprio per il turismo aretino. Gli arrivi si sono attestati a circa 573.000 unità Gli arrivi si sono infatti attestati a circa 573.000 unità, mentre le presenze hanno superato abbondantemente 1,5 milioni di pernottamenti. Sono soprattutto le strutture extraalberghiere a consolidare il trend positivo, cresciuti sensibilmente sia il numero di turisti che quello dei pernottamenti più 24,6%, vanno bene gli agriturismi più 11%, ma ancora meglio fanno le altre tipologie più 36% gli arrivi, 34,3% le presenze. Le strutture alberghiere mostrano invece un andamento meno entusiasmante, sono aumentati del 6% i turisti soggiornanti, ma rimangono sostanzialmente invariati i pernottamenti. Le strutture di livello più elevato, 4-5 stelle, hanno ottenuto i risultati migliori, mentre quelle di livello inferiore, pur con un numero maggiore di turisti, hanno subito una diminuzione del numero dei pernottamenti. La provincia di Arezzo, dice il segretario generale della Camera di Commercio Giuseppe Salvini, con la crescita degli arrivi superiore all'11% e quella delle presenze che supera il 13%, risulta una delle più dinamiche della Toscana. Arezzo, insieme a Firenze, è l'unica provincia a presentare un allungamento della durata media del soggiorno che passa da 2,7 giorni del 2017 ai 2,8 del 2018. I flussi più importanti in termini assoluti si sono avuti come prevedibile nei mesi estivi, ma in termini relativi gli incrementi percentuali di maggior rilievo sono stati messi a segno nella fase iniziale della stagione estiva, soprattutto a maggio, e nella parte finale dell'anno, novembre e dicembre. Il numero di turisti è cresciuto grazie al contributo fornito in ugual misura dagli italiani e dagli stranieri. Fra gli stranieri, i principali partner sono la Germania, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti.